bacio a tutti gli amici di Gossip TV, spero che continuate a seguirmi con l'affetto di sempre. Loro due sono un mito, seguiteli, seguiteci. Ciao. Guarda, devo essere sincera, ieri non te l'ho raccontato, ma ci sono un paio di progetti di lavoro importanti che dovrebbero maturare entro maggio. Quindi sono felicissima perché uno è con un giovanissimo, è un ragazzo che ho conosciuto tramite Facebook, che mi ha chiesto di fare un film, mi ha mandato la sceneggiatura, mi sono innamorata, si chiama Fabio Massa, mi sono innamorata di questa sceneggiatura, quindi farò un debutto con lui, nel senso che sarà un film molto interessante dove io farò un ruolo drammatico, però che mi piace molto. E poi subito dopo dovrei fare un film con Tinto Brass, col maestro Tinto, e sono molto felice perché è un film importante che racconta per un periodo la storia di un uomo, non so se dirtelo o no, perché è un progetto che finché non va in porto dovrei fare questa cosa con Tinto, al 99%, su D'Annunzio. È un uomo che ha un fascino strepitoso, un attore fantastico che non ti voglio dire chi è perché non ho ancora firmato il contratto, quando lo firmerà te lo dirò. E quindi sono due ruoli, uno diverso dall'altro ma molto forti, che cambieranno un po' la mia immagine, da così familiare a un po' più duretta, dark, un po' più forte. Non so se piacerò, spero di sì. Io sono una persona che si impegna, che mette tutta la propria energia, la propria passione nel proprio lavoro. Quindi spero di piacere anche in una veste un po' diversa e inconsueta, che è quella di una donna un po', nel primo caso, quella con Fabio Massa, che si chiama Linea di confine, il film, sono una mamma che ha subito violenza, quindi una donna privata della felicità, una donna che ha il dolore negli occhi, spero di riuscire a esprimerlo, anche perché io di sofferenze ne ho patite tante nella mia vita, quindi spero di riuscirci. E nell'altro film, quello di Tinto, invece sono una donna molto più maliarda, una spia. E spero di riuscire a essere brava anche in questo ruolo. Giudicherete voi, solo voi. Senti, ma se Tinto ti proponesse, come anche nel suo stile, di girare delle scene un po' soft, tu come reagiresti? Gli ho già detto di sì perché per me lui è un maestro. Mi affido a lui, conosce me, la mia vita, mio marito, i miei figli, sa che ci sono dei limiti che non voglio superare, che non voglio valicare per scelta mia personale, e sa che potrà prendere da me la mia sensualità, la mia forza, però non tutto, ci sono dei limiti, credo che nella vita ci sono.